Fratelli e sorelle bianconeri, buongiorno a tutti. Ragazzi, io vi chiedo una cosa sola, di farla finita con questa storia di Dybala. Dybala, stiamo togliendo il campione, il campioncino, di qua, di là, le petizioni online, Dybala non si tocca, eccetera, eccetera. Ragazzi, non stiamo parlando di Maradona, non dimenticatelo mai. Non è Maradona! Non è Pelé! Maledizione, di cosa stiamo parlando? Di cosa parliamo? Ma stiamo dando i numeri veramente? Questa società che in passato ha rinunciato a ben altri campioni vincendo lo stesso. Vi siete dimenticati quando abbiamo ceduto Roberto Baggio e le petizioni? All'epoca non c'era, non erano online, ma c'era di tutto. E abbiamo vinto la Coppa dei Campioni l'anno che se n'è andato Baggio. Ragazzi, la Juve ci sarà sempre. Lo volete capire? Giocatori vanno e vengono e poi non stiamo parlando di Maradona, ripeto. Anzi, tutt'altro. Un buon giocatore di ottima fattura tecnica che ha sempre dato i suoi alti e bassi e molti bassi nelle partite che contano. Perché ha campato molto di rendita con quei due gol al Barcellona. Forse una o due volte ce lo siamo ricordati in Champions Dybala. Ragazzi, finiamola. Io negli anni di Allegri, in questi anni di Beccamorto, mi ricordo tre grandi partite. A Monaco di Baviera, a Madrid, quando quel rigore ci negò i supplementari, e l'anno scorso con l'Atletico Madrid. Tre grandi, immense partite. In nessuna di queste tre c'era Dybala. Punto! Questo per farvi capire che la Juve ci sarà sempre, sempre, indipendentemente dalle cessioni, che poi non mi fate parlare, non mi fate parlare. Io di Dybala ne avrei da dire sul Nanetto, che è un anno e mezzo che mi fa penare con gravi problemi psicologici. Soffre la presenza dei campioni al lato, si eclissa dal gioco. Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Siamo andati a dover vincere 3-0 a Madrid, con l'obbligo di vincere 3-0 a Madrid, perché all'andata ci lasciò in 10 con quella scemenza. O parliamo di Cardiff, dove sì, la Juve fece pietà nel secondo tempo, ma fece un grandissimo primo tempo. È l'unico a non fare neanche un contrasto nel primo tempo. Guardatevi le statistiche, l'unico a non fare neanche un contrasto, a non tentare neanche un contrasto a Cardiff è stato Dybala. Ha sempre avuto questi problemi di impatto caratteriale, psicologico. E allora di cosa stiamo parlando? Avete rotto i coglioni con questa cosa di Dybala. Buon giocatore, sì, ma ricordiamo sempre i lampi col Barcellona, i lampi con la Lazio al 94esimo. Ma quanti bassi mi ricordo io, quanti, quanti, quante volte. Vediamo quando la finirete di rompere i coglioni. Basta, si vincerà lo stesso, perché ripeto, non se ne stanno, non è Messi. E anzi, quel paragone con quei due gol lo ha rovinato da quel giorno. E lui non ha retto la pressione. Perché psicologicamente è un coniglio caca sotto. Punto. Avete capito? Questa società merita solo un plauso. Ancora di più se Paratici chiude questo colpo, Cancelo, Danilo, prendiamo 30-35 milioni e un gran terzino pure per giunta. Capite chi è Paratici? Capite chi è questa società? Non rompete i coglioni fino alla fine. Ciao a tutti, fratelli e sorelle bianconeri, fino alla fine. Do you still dream about when